Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi testeremo insieme un prodotto che mi ispira davvero tantissimo, sono curiosissima di provarlo insieme a voi. Sto parlando dei nuovissimi rossetti liquidi di L'Oreal che si chiamano Les Chocolats. Non si dirà così, ne sono sicura, so che me lo scriverete nei commenti. Comunque sono i rossetti liquidi di L'Oreal al profumo di cioccolato. Sul sito di L'Oreal c'è scritto che si ispirano al cioccolato sia per il profumo sia per la palette colori. La palette colori è più o meno tutta sui toni nude marroncini, però c'è anche qualche rosino più chiaro. Ci sono anche un paio di colori scuri molto molto belli, ad esempio c'è un rosso che mi ispira tantissimo e un colore che ho preso che però purtroppo non è qui. Ora ve li faccio vedere un attimino e insomma, ne parliamo più in dettaglio. Però prima di iniziare questo video voglio farvi vedere una cosa perché Daniel Wellington mi ha mandato un pacchettino e mi ha offerto un codice sconto per voi del 15%. Se acquistate tramite il loro sito con il codice GiuliaB avrete uno sconto del 15% su tutto il vostro acquisto. Vi lascio in descrizione sia il sito della marca sia dell'oggettino che c'è qui dentro che è un bracciale. Daniel Wellington fa degli orologi bellissimi. Questo è il bracciale in questione, adesso ve lo faccio vedere da vicino. L'orologio, quello dorato che porto sempre, me l'avevano mandato l'anno scorso e è fantastico, mi piace tantissimo. Pensate che un sacco di gente mi chiede dove hai preso questo orologio perché è davvero bellissimo. Quindi adesso vi faccio vedere anche questo qui è il bracciale molto molto carino, c'è in due varianti colori, quella argentata e quella in oro rosa. Io l'ho presa in versione argentata e adesso lo proverò insieme a voi. Questo è il bracciale in questione, mi hanno detto dici una taglia se ti mandiamo la S o la M. Io ho preso la M perché mia mamma adora i bracciali e quindi appunto l'ho preso per lei e io non porto tanto i bracciali, porto soltanto gli orologi e i polsi, quindi ho preso la M per lei. Vi lascio comunque tutto in descrizione, adesso iniziamo con il nostro video test. I rossetti in questione sono questi qui. Io li ho presi di tre colori. Uno è l'842 che è questo rosato, uno è l'844 e uno è l846 che però ancora non mi è arrivato. Li ho acquistati su Amazon, siccome il colore scuro che è bellissimo, non vedo l'ora di provarlo, mi arriva tipo tra 10 giorni. Ho detto intanto faccio il video test, poi proverò anche quello, vi farò sapere in un successivo video. I colori sono questi qui, adesso ve li faccio vedere anche swatchati. Questo qui è un rosa nude bellissimo, marroncino nude altrettanto bello. Li ho swatchati da acqua e sapone per decidere che colore prendere, poi li ho acquistati su Amazon perché costavano di meno, li ho pagati non mi ricordo esattamente, ma all'incirca 10-11 euro. Non so se ve l'ho detto, i colori disponibili sono 12, sì, credo di avervelo già detto. E sul sito di L'Oreal dicono che dovrebbero essere super mega confortevoli sulle labbra, facilissimi da applicare grazie a questo scovolino fatto a forma di goccia, che è fatto, vedete, così con la punta leggermente inclinato. Adesso vedremo se davvero è così comodo. E dovrebbero durare sulle labbra fino a 16 ore. Ora non li testerò per 16 ore, però ci mangerò anche stasera, adesso sono all'incirca, non all'incirca, sono le 2:20 di pomeriggio ovviamente e li proveremo fino a stasera, a notte inoltrata, vedremo che cosa succederà sulle mie labbra. Per quanto riguarda il profumo, sanno di cioccolato, ma ovviamente non è un cioccolato tipo buono, naturale, è tipo una sorta di cioccolato chimico. A me l'odore piace, sono andata a swatcharli con mia sorella, a lei ad esempio non piaceva. Quindi una cosa che voglio vedere è se l'odore poi va via nell'arco di qualche minuto una volta applicati, perché non a tutti potrebbe piacere. I colori sono bellissimi, cioè tipo li avrei comprati davvero tutti quanti, ragazzi. E questi sono gli swatches, quello a destra è l'842, quello a sinistra è l844. Non so quale provare. Credetemi, proprio il marroncino. Visto che ci siamo, vi faccio vedere anche il burro cacao che utilizzo perché non ve ne parlo assolutamente mai. Questo qui è quello di Blistex, si chiama Lip Relief Cream e io l'acquisto da acqua e sapone, potete acquistarlo su internet e penso anche in farmacia lo vendono nei supermercati. Mi trovo davvero benissimo. Se dovessi scegliere un burro cacao in tutto il mondo, prenderei lui perché è qualcosa di eccezionale. Vado con il marroncino, anzi, zoomiamo più vicino così vediamo quanto è facile applicarlo insieme. Perdonate la mia faccia di oggi super mega stanchissima perché lo sono molto. Allora, il colore, cioè per quanto riguarda la saturazione, wow,
Adesso non parlo per un attimo, così vi dico anche come si applica. Allora, l'applicatore sul labbro inferiore mi piace molto, ora vediamo se si comporterà bene anche su quello superiore. Come consistenza mi ricordano quasi i rossetti liquidi di Maybelline, i Super Stay, anche se sono meno appiccicosi, però non so perché me li ricordano. Ah, ecco perché, forse perché l'applicatore è molto molto simile, adesso che ci penso. Per quanto riguarda la sensazione, sono molto confortevoli sulle labbra, l'unica cosa che non mi piace è che sento che il labbro superiore si appiccica con quello inferiore. Aspetto un paio di minuti per far asciugare completamente il rossetto e vedere se questo effetto va via e vi dico un attimo le mie prime considerazioni. Sono passati un paio di minuti e vi devo dire che l'odore è andato via, non lo sento assolutamente così da rossetto applicato, invece si sente molto mentre si applica. La sensazione purtroppo non è cambiata, cioè sento che le due labbra si appiccicano insieme e la cosa non mi piace tanto. Oltre che per la sensazione, non è tanto carino quando si parla, uno sente le due labbra che si appiccicano insieme, ma se io faccio così vedo che proprio il rossetto si appiccica insieme e ho paura che con il passare delle ore possa succedere che dove si appiccica tenderà poi ad andare via. Il colore mi piace davvero tantissimo, mi dispiace che ci sia questa sensazione così tanto appiccicosa, vi ripeto, mi ricorda molto i Super Stay, come si chiamano, Matte Ink di Maybelline, però in quei rossetti la sensazione così di appiccicoso va via dopo circa un quarto d'ora, mezz'ora. E quindi vedremo se succederà anche con questi rossetti. Per il momento sono un po' ni. Magari se rimane questa sensazione li posso utilizzare con dei gloss sopra e sicuramente saranno bellissimi. Per il momento queste sono tutte le mie considerazioni. L'unica cosa che voglio vedere è come cambierà nelle prossime ore e come si comporterà per il resto della giornata. Piccolo aggiornamento, non buono per niente. È passata un'oretta da quando abbiamo applicato il rossetto. Ho deciso di mangiare un gelato e non è che io... cioè, sono stata anche abbastanza attenta. E questo è il risultato. Aspettate che vi zoom. Cioè, il rossetto si è completamente disintegrato. Diciamo che al momento non sono molto soddisfatta, perché se mangio una cosina e succede questo, non è che mi piace proprio tanto. Ho tantissimi altri rossetti che sì, vanno via un po' al centro, ma non si disintegrano come ha fatto questo. Quindi adesso quello che faccio è metto un filo di burro cacao e provo a riapplicare il rossetto sopra, così vediamo anche riapplicandolo sopra che cosa succede. E vediamo fino a quando dura e magari se farà una cosa del genere anche stasera a cena. Allora, riapplicandolo sopra non mi sembra si impasti o dia effetti strani. Il fatto dell'appiccicaticcio di prima è durato all'incirca 30-40 minuti, poi è andato via, quindi quello non è un problema. L'unica cosa che dobbiamo controllare è se appunto resiste un minimo al cibo. Per il momento il risultato è come prima quando l'abbiamo applicato. Ci vediamo tra un po' per il prossimo check. Allora, sono passate altre 2 ore e trovo che questo rossetto sia proprio repellente, tipo a cose da mangiare e all'acqua. Mi sono lavata i denti e è risuccesso quello che è successo prima. Sono stata attenta come qualsiasi altro rossetto che porto. Se sentite il rumore dei tassi, c'è mia sorella qui vicino che sta scrivendo al computer. Ho fatto quello che faccio quando porto qualsiasi altro rossetto e non mi succede mai una cosa del genere. Se tampono leggermente con un asciugamano, il rossetto non va via, ma vado a togliere soltanto l'acqua che c'è sulle mie labbra. E invece questo si è riandato via completamente come prima. Tra l'altro, avendo messo un secondo strato sopra, ho notato che prima di lavare i denti praticamente si era impastato e anche adesso è diventato super mega appiccicoso. Quindi ragazzi, penso che terminiamo qui questo test, perché questo rossetto sembrava bellissimo appena applicato, ma non riesco a trovarci più nulla di positivo. Non è un rossetto che rindosserei. Mi dispiace perché i colori sono davvero bellissimi, ma penso che rimanderò indietro sia il colore che mi deve arrivare, sia questi qui che ho provato, perché non mi piacciono davvero. Sono curiosa di sapere se qualcuno di voi ha provato questi rossetti e che cosa ne pensa, se magari, non lo so, vi sono piaciuti o anche a voi hanno fatto un po' schifo come hanno fatto a me. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi come al solito di spolliciare o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio con questo rossetto tutto così e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!